Il risotto è uno dei quei cibi comfort food. Oggi noi lo prepariamo con funghi brattaioli, salsiccia e con l'anduja, un'abbinata, un tris veramente vincente. Rick, inizia a tagliare i nostri funghi brattaioli. Spelliamo la salsiccia, poi la taglieremo in vari pezzetti. Dopodiché inizieremo a preparare in padella tutto l'occorrente, tutti gli ingredienti per rosolare la salsiccia e i funghi. Olio extravergine d'oliva. Poi abbiamo messo del rosmarino e dell'aglio. Lasciamo rosolare dolcemente, poi andiamo ad aggiungere la salsiccia. Sfumiamo con del vino bianco, che poi useremo ancora una volta in un secondo tempo per un'altra, sfumatura, appunto. Aggiungiamo adesso i nostri brattaioli. È un fungo che abbiamo iniziato ad apprezzare ultimamente, quindi lo abbiamo proposto in varie ricette. Sfumato ancora una volta e ora non ci resta che andare ad aggiungere l'anduja. È un abbinamento un po' particolare, ma veramente delizioso, soprattutto se apprezzate il piccante. Noi di solito l'anduja la utilizziamo su delle bruschette e qualche volta abbiamo iniziato anche a usarla sulla pasta e ora anche nei risotti. Anche con la pizza, infatti non so se vi ricordate, c'è anche il video La pizza con l'anduja. Iniziamo a tostare il riso e man mano il nostro risotto è quasi pronto e se volete potete mantecare a fuoco spento con del parmigiano. Comfort food anche perché sono quei piatti caldi che ci riscaldano, soprattutto nelle giornate fredde. Mantechiamo a fuoco spento, mi raccomando. Altre due girate e voilà, siamo pronti per portarlo in tavola e gustarlo. Il nostro risotto con i funghi pratajoli, la salsiccia e l'anduja. Se vi va, aggiungete anche questa. E se vi va, lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Noi vi aspettiamo sempre qua nel nostro mondo. I bijou di Rick e Mary.